caro Bitonci, però voi avete sbagliato la tattica, secondo il nostro amico Buccini, perché accanirvi su queste 23 ha fatto sì che Draghi, se non fosse altro per darvi una bella lezioncina di galateo, ha detto qua decido io e ha rimandato il superamento del coprifuoco. Sentiamo Bitonci e poi sentiamo anche Fiano su questo, perché vedevo che sorrideva a questa ipotesi che non è così peregrina da quello che ho capito. Io sorridevo per la verità all'interismo di Goffredo Buccini, è diverso. Va bene, allora Bitonci, prego. È deluso, oggi è deluso. Non la vedo felice, no, oggi. Deluso, deluso. È che se non ci fosse stata la Lega al governo, che in queste settimane ha fatto forti pressioni sul premier Draghi, ma anche su Speranza, probabilmente non ci sarebbe neppure il limite delle 10, sarebbe ancora inferiore. Cioè, nel senso che noi lo diciamo da un anno, e questo è estremamente chiaro, che molte attività, la maggior parte delle attività, potevano tranquillamente rimanere aperte seguendo i protocolli che erano stati già firmati all'INAIL, perché non parliamo di protocolli di autoregolamentazioni, ma tutta una serie di atti che erano stati già decisi con l'INAIL e con il governo. Quindi il problema è stato quello. Il tema dei centri commerciali, per esempio, nel fine settimana è assurdo. Io ho appena fatto un incontro. Guardi, noi siamo a Piazza del Popolo, oggi, perché a Piazza del Popolo, su dritta di Gasparri, ci ha detto che ci sono quelli dei centri commerciali arrabbiatissimi. Che senso ha tenere chiusa i centri commerciali quando sono quelli che effettuano i maggiori controlli e che hanno la possibilità di fare sia i controlli sulla temperatura che il distanziamento, anche i controlli sui parcheggi e controllare il numero esatto delle persone che sono all'interno? Sono cose assurde che dopo fanno arrabbiare la gente. Ma sì, un po' di cose strane ci sono, Piano, dovete concordare con noi, no? Che parecchie contraddizioni strane, cioè, ecco, cose non comprensibili. Certo, quando le norme non certo sono comprensibili, poi si lascia, come diceva giustamente Vaia, lo spazio per dire, ma perché mi dicono di fare cose inutili e stupide? Io faccio come mi pare, e questo è un rischio enorme, lo sappiamo bene.